e come caricarlo nell'iPortfolio. Ciao! In questo video scopriamo insieme che cos'è il capolavoro e come caricarlo nell'iPortfolio. Il capolavoro è un prodotto di qualsiasi tipologia che ritieni maggiormente rappresentativo dei tuoi progressi e delle competenze che hai sviluppato durante l'anno scolastico. Scegliere il capolavoro è un momento importante di autovalutazione e orientamento, perché ti permette di ripensare al tuo percorso e ai risultati raggiunti nel tempo. Dalla pagina dell'iPortfolio scorri fino alla sezione Capolavoro e seleziona Aggiungi capolavoro per cominciare il caricamento. Puoi cominciare il processo anche dal menu, selezionando la voce iPortfolio e poi Capolavoro. Ricorda, in questa fase potrai inserire il tuo capolavoro in stato di bozza. Più avanti potrai confermarlo e salvarlo in modo definitivo nel tuo iPortfolio. Puoi seguire le mini guide per scoprire qualcosa di più sul capolavoro, oppure decidere di caricare subito il capolavoro. Se vuoi approfondire, leggi le descrizioni delle 8 competenze chiave o consulta le risposte alle domande frequenti sul capolavoro. Seleziona Carica capolavoro. Ti trovi al passo numero 1. Da qui inserisci le informazioni sul tuo capolavoro. Come prima cosa, dai un titolo al tuo capolavoro per identificarlo. Poi seleziona la tipologia di attività da cui è nato. Puoi scegliere tra attività culturali e artistiche, attività in campo letterario, nel campo delle lingue straniere o nel campo della comunicazione, attività musicali e o coreutiche, attività in campo matematico, scientifico, tecnico, tecnologico, attività motorio sportive, attività di cittadinanza attiva e di volontariato, attività professionali o altre attività, se il capolavoro non rientra in nessuna delle precedenti. Seleziona se hai realizzato il capolavoro in ambito scolastico o extrascolastico e se lo hai realizzato in modalità individuale o di gruppo. Fatto questo, aggiungi una descrizione che spieghi in cosa consiste il tuo capolavoro. Se il tuo capolavoro o una sua presentazione è disponibile online, inserisci un link esterno. Infine, motiva la scelta che ti ha portato a indicare proprio quel prodotto come tuo capolavoro. Dopo aver compilato i campi obbligatori, segnalati con un asterisco, seleziona Avanti. Ti trovi adesso al passo numero 2. Da qui puoi caricare gli allegati al tuo capolavoro. È necessario caricare almeno un allegato per ciascun capolavoro. Consulta le informazioni sui formati ammessi e i consigli utili per il caricamento degli allegati. La dimensione massima degli allegati è di 5 MB in totale. Ricorda, infine, se hai inserito un link, di allegare un documento che racconti con testo e o immagini il capolavoro e il percorso che hai seguito per realizzarlo. Dopo aver allegato i tuoi file, seleziona Avanti. Sei al passo numero 3. Seleziona le competenze che ritieni di aver sviluppato attraverso il tuo capolavoro. Puoi associare una o più competenze, senza un limite massimo. Per selezionarle, prova a riflettere sul capolavoro. Leggi con attenzione le descrizioni delle 8 competenze e individua quale o quali competenze emergono dal prodotto che hai scelto come tuo capolavoro. Puoi scegliere tra competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. Se vuoi, indica cos'altro emerge dal tuo capolavoro. Se non riesci a indicare la competenza, seleziona Non sono in grado di indicare la competenza che ho sviluppato. In questo caso, dovrai indicare cos'altro ritieni che emerga dal tuo capolavoro. Fatto questo, seleziona Avanti. Sei ora al passo numero 4, il riepilogo. Da qui puoi controllare le informazioni che hai inserito. Se pensi di dover modificare qualcosa, puoi farlo dal link Modifica. Ricorda che salvando il tuo capolavoro, accetti quanto previsto dall'articolo 8 dei termini e condizioni per l'uso della piattaforma unica, circa i diritti di proprietà intellettuale, che trovi nella tua pagina di riepilogo delle informazioni sul capolavoro. Per ora il processo è terminato.
Seleziona Salva in bozza. Le funzioni per il salvataggio definitivo del capolavoro nell'e-portfolio saranno disponibili prossimamente. Nel frattempo, finché è in bozza, puoi modificare liberamente il tuo capolavoro e riflettere sulla tua scelta.